Cari concittadini, la nostra narrazione ricomincia da lunedì 5 novembre, quando in città si vive ancora il disagio dell'emergenza rifiuti. Messina Servizi cerca di affrontare la complessa difficoltà legata soprattutto alla carenza di automezzi per la raccolta automatizzata. Essi già sono obsoleti e fuori uso, sono fermi perché la società non ha ancora completato l'iter della gara per l'affidamento delle riparazioni ad un'officina specializzata. E per contrastare anche i comportamenti incivili dei messinesi, il consigliere Sorbello originalmente suggerisce di istituire le ronde di quartiere impiegando giovani disoccupati. In serata si ricompone l'affollato tavolo delle trattative per i provvedimenti del Salva Messina, con la presenza di tutti i sindacati, compresi CGIL e UIL, che avevano contestato, disertandolo, il primo incontro. De Luca ha vinto, ma sagacemente non esibisce la sua soddisfazione e pragmaticamente insedia i tavoli tematici e operativi per riempire di contenuti concreti la cornice politico-amministrativa concertata. Martedì 6 novembre la quadratura del cerchio è impossibile dal punto di vista matematico, ma sul piano politico è un'operazione, ancorché complessa, che spesso si tenta. Il sindaco De Luca ha provato a far convergere sul progetto Salva Messina l'intesa della maggioranza del Consiglio Comunale, accettando emendamenti significativi su alcune questioni decisive: la salvaguardia dei livelli occupazionali e il mantenimento della personalità giuridica di natura pubblica delle società, e in maniera quasi speculare ha accolto le correzioni proposte dai sindacati partecipanti al tavolo concertativo. E dopo la protesta di piazza ha allungato la mano per stringere quelle dei rappresentanti di CGIL e UIL in segno di riconciliazione. Ma non tutte le parallele di morotea memoria sono convergenti. Il fronte che sembrava coeso comincia a subire alcune incrinature e si avvertono sinistri scricchiolii. Martedì 7 novembre, difatti, da Palazzo Zanca si levano i primi segnali di fumo. I consiglieri del PD, Felice Calabrò e Antonella Russo, che già avevano votato con alcune condizioni il documento programmatico, comunicano il loro disagio per come si stanno sviluppando i lavori. Nutrono perplessità sia per il metodo, che non vede protagonisti i rappresentanti del Consiglio, sia per il merito, che riguarda alcuni proclami che non hanno avuto seguito in atti amministrativi e il complesso passaggio delle maestranze nella nuova società per i servizi, la cosiddetta Messina Social City. Il tutto riassunto in suggestive espressioni in vernacolo messinese: non semu i maravigliati da rutta e non ne settamu a tavola cunzata. Un maravigliato da rutta, come si sa, è un personaggio del presepe che si inginocchia davanti al bambinello appena nato e non è un tipo molto sveglio. Non si sentono a tavola punzata coloro i quali non condividono appieno quelli che sono i motivi che si stanno apparecchiando appunto in un tavolo di confronto. Giovedì 8 novembre all'alba, come ormai di consueto, si sono conclusi i defatiganti lavori svolti dai tavoli tematici organizzati per definire nel dettaglio i provvedimenti attuativi delle intese raggiunte, ma come si era intuito, il veleno è nella coda. La CGIL e la UIL, tra gli sguardi sbigottiti e assonnati dei presenti, si rifiutano di sottoscrivere gli accordi che giudicano solo con qualche luce, ma con molte ombre. Il sindaco De Luca reagisce angustiato, inveendo contro le organizzazioni che si sono dissociate, e dice: l'attuale dirigenza UIL e CGIL non accetta di essere relegata nel modo naturale che le compete. Ce ne faremo una ragione. Abbiamo visto
tutti la povertà di argomenti e la pretestuosità di alcune posizioni al tavolo concertativo Salva Messina, dichiara ancora il sindaco. Per anni, continua, sono stati complici silenti dell'azione di un sistema di potere che ha utilizzato come un bancomat le casse municipali e delle partecipate. Anche CISL, UIL, ORSA e ISA, che hanno firmato l'accordo, apprezzando i decisivi passi in avanti conquistati nel corso della trattativa, hanno definito sconcertante la posizione delle confederazioni ritiratesi sull'Aventino in un momento storico in cui per loro è doveroso assumersi delle responsabilità. Venerdì 9 novembre i primi effetti della rottura dell'unità sindacale si riversano nella CGIL, che subisce una mini scissione. Un comitato cosiddetto spontaneo di lavoratori, circa 300 però hanno scritto il documento, guidato da Gianluca Gangemi, coordinatore dei servizi sociali della funzione pubblica della CGIL, in aperto contrasto con la segreteria provinciale, si dichiara favorevole al Salva Messina, all'internalizzazione dell'agenzia e a no alle cooperative. La UIL ribadisce invece l'intenzione di querelare il sindaco per le contumelie rivolte al gruppo dirigente, destinando l'eventuale risarcimento ai lavoratori. Nel merito permangono molteplici elementi di preoccupazione, definiti veri e propri macigni che hanno impedito legittimamente di condividere le conclusioni della trattativa. La giornata narra anche di una notizia fortunatamente positiva. Sono stati finalmente consegnati, se ne parla da decenni, i lavori per la realizzazione del porto dei Tre Mestieri. I tempi per il completamento delle opere sono stati fissati in 2 anni. Sabato 10 novembre Messina chiama Torino. Infatti nel capoluogo piemontese si svolge un'affollata manifestazione pro TAV. Nella nostra città si rilancia invece l'idea del ponte sullo stretto. L'evento Sì al Ponte, organizzato da Rete Civica, a cui hanno partecipato parlamentari nazionali e regionali, per ribadire l'essenzialità dell'opera infrastrutturale, elemento del corridoio autostradale e ferroviario, per collegare la Sicilia con l'Europa e la precondizione per attivare il processo di sviluppo nella nostra regione. Domenica 11 novembre la settimana, così come incominciata, si chiude con l'amministrazione ancora impegnata con l'emergenza rifiuti, a cui la task force insediata tenta di fornire risposte efficienti attraverso lo straordinario impegno delle maestranze che usano anche le carriole a mano per smaltire i rifiuti e con il noleggio di alcuni automezzi in attesa delle riparazioni di quelle guasti. A siffatte difficoltà si aggiunge il buio pesto in cui versa buona parte della città. Ma qui entriamo nell'ordinaria amministrazione. E la storia continua. Buona vita.